E allora, cosa ci racconta lei? Stiamo vedendo a Catania. E dicono che la discarica è cosa, invece non è vero, perché dicono che la governa, il governo, è così. E giustamente chi dice noi ce la possiamo cogliere perché noi abbiamo una scaricarla. E succede su Parigi per bere. Lei è successo qualcosa di particolare con lei? No, veniva da un totale per cogliere la munizia. Ecco, è andata al comune, dove andava? No, a discaricare direttamente. Ah, a discaricare direttamente. E poi finalmente forse qualcosa è successo. A luna di notte. A luna di notte. Ecco, grazie. E allora che facciamo in questa spazzatura? Si deve iniziare a realizzare politiche serie di riduzione della spazzatura, di prevenzione, di riciclo e di riuso. Perché il problema non è dove mettere la spazzatura, perché un posto dove metterla si trova a un certo punto. Il problema è cosa fare con quella che si accumula sempre e sempre di più. E questa spazzatura noi la dobbiamo ridurre, la dobbiamo prevenire. Non c'è bisogno di un inceneritore, noi abbiamo bisogno di impianti di riciclo, di impianti di riduzione, di politiche che insegnino alla cittadinanza come fare raccolta differenziata. Perché questa è la cosa che si utilizza sempre, che la cittadinanza non può farlo perché non lo sa fare. E i politici però che parlano di ciò, cosa hanno fatto per insegnare ai cittadini e alle cittadine come fare la differenziata? Ecco, grazie. Professoressa, cosa succede nelle scuole? No, nelle scuole, poco fa io sentivo dire, dice dobbiamo insegnare anche nelle scuole come si fa la raccolta differenziata. Io sfiderei chiunque a chiedere ai ragazzini, soprattutto ai ragazzini delle medie, delle elementari, sono bravissimi, perché loro lo sanno fare la raccolta differenziata. E lo potrebbero insegnare a noi adulti. Il problema è che poi in una città come Catania una raccolta differenziata non si può fare, perché sappiamo che cosa è successo. Quindi la gente in qualche modo si è industriata per fare la raccolta differenziata, ma nessuno è passato a prendere la spazzatura. E alla fine poi sono arrivate le gru a prendere tutta la spazzatura e a fare di tutta l'erba un fascio. Un fascio, tutta l'erba un fascio, parlando di spazzatura, un fascio. Comunque, Luca, scusami, ma quando tu dai questi volantini cosa ti risponde la gente? La gente tendenzialmente mi risponde che anzi siamo stati troppo buoni perché dovevamo buttare la spazzatura puzzolente, ma in realtà noi abbiamo fatto questi sacchi della spazzatura con dentro della carta che avevamo noi alla Casa del Popolo e che appunto poi andremo a buttare, a differenziare. La realtà dei fatti è che la gente è realmente stanca perché questa cosa che si dice sostanzialmente è legata a un fatto, cioè che loro davvero tutti i giorni escono di casa e sentono la puzza della spazzatura uscendo di casa o anche banalmente dai balconi. La gente non può uscire in balcone perché ci sono queste esalazioni di puzza allucinanti, oppure peggio ancora incendi che scoppiano. E c'è la diossina con gli incendi, questo è un altro argomento che nessuno, l'amministrazione non tratta nemmeno problematica, perché la diossina è un problema reale, vero? E che infatti uno assorbe nei polmoni e poi magari si manifesta dopo. E infatti per questo noi proprio stiamo cercando di fare questa azione simbolica, anche provocatoria, cerchiamo di essere divertenti per attirare l'attenzione della cittadinanza, per appunto sia fare una critica ma anche, come dire, costruire, proporre, certo, qualcosa. Finalmente dei secchietti della spazzatura, come si dice a Catania, non fanno feto. Ah, ecco. Esatto. Vabbè, grazie Luca. Giuseppe, spazzatura a Catania, ad Aci Catena? Beh, la situazione comunque è... Ad Aci Catena? Ad Aci Catena la situazione è che comunque la spazzatura, la bolletta è tra le più care dei comuni dell'Interland. Poi ci sono problemi di organizzazione della raccolta, perché solitamente la ditta che si occupa della raccolta è sempre sotto organico, perché fa uso continuo di contratti a termine. Assume dipendenti con contratti a tempo e quindi poi nell'avvicendamento si creano dei servizi, certo. Oltre al fatto che comunque il cittadino medio non collabora perché spesso appunto non differenzia e si vengono a creare sul discorso della differenziazione. Sì.
almeno a Catania abbiamo scoperto che non è colpa del cittadino. C'è il cittadino che poi butta la spazzatura fuori posto, ma quando la spazzatura è differenziata e 3-4 giorni rimane allo stesso posto, io la spazzatura dove la devo mettere? Nel frigorifero. Perfetto. Che dici? Allora, questo succede anche alla cicatera stesso, la differenziata, cioè non viene non viene raccolta subito e quindi rimane la rimane differenziata non viene raccolta, quindi appena capita un disservizio del genere. Sì, assolutamente. Le persone comunque si sentono in dovere di non differenziare. Perché praticamente sta cosa che vedono il loro rifiuto non raccolto nel giorno di conferimento. Certo, infatti è una cosa conseguenziale questo. È conseguenziale come quella di come quella di zucchero con la mafia. Ma guarda un po', avrà scoperto. Ma come cosa è successo? Non lo sapevamo, è da anni che non lo sapevamo. Però abbiamo un punto a favore. Ecco, chiudiamo con questo punto perché a favore. Catania questo ora ha un risalto internazionale. Abbiamo visto tanti turisti che rimangono esterefatti, che fanno un sacco di fotografie, che fanno il giro del mondo. Ci stiamo facendo conoscere veramente in tutto il pianeta. Di come è ridotta Catania, è una cosa vergognosa. E poi dobbiamo vedere anche un'altra cosa, sì, la spazzatura, cumuli, montagne, cumuli, anche dove non ci sono cumuli, anche qua vediamo una piazza come vabbè, questa. Qua l'hanno tolta, non le hanno fatto raccogliere, buttiamo tutto, sì. Vabbè. Esatto, questa è la situazione. Quindi con la buona pace della procura ti hanno scoperto questa situazione. Già è un passo avanti.